Giorno io gli dissi davanti a tutti, vabbè, se vinciamo il mondiale ti taglio i capelli, davanti a tutti. Fa va bene, mi diede la mano, il mondiale. Domani da $1 milioni. Per via, esatto. No, cioè, è $1 miliardo. No. Eravamo comunque forti mentalmente, eravamo comunque un gruppo unito, insomma, la differenza l'ha fatta, secondo me, il gruppo. E quindi presi il doppio, 44, anche perché 4 più 4 fa odd, quindi... Benvenuti in una nuova puntata di Golden Point, il podcast dove calcio e padel si uniscono. Oggi siamo di nuovo nello showroom di Gio Pagani con un nuovo tavolo. Però prima di iniziare la puntata, ragazzi, iscrivetevi su YouTube e ascoltateci su Spotify, Instagram e TikTok. Lascio la parola al mio compagno Marco. Beh, ovviamente è un onore per noi, un piacere, vi ringrazio per questi due ospiti, Gianluca Zambrotta e Massimo Oddo. Che dire, due leggende del calcio e semplicemente neanche tanto, campioni del mondo del 2006. Quindi iniziamo subito. Hanno una in comune, una grande passione, che è quella del padel. E parto da Massimo, posizione destra o sinistra? Allora, solitamente gioco a sinistra. Però se ho il compagno più forte di me mi adatto a destra, tranquillamente. Okay. E questo succede molto spesso. la stessa cosa di Massimo, anch'io gioco a sinistra, però è chiaro che se trovo poi il mio compagno che è più forte a sinistra, è chiaro che io mi adatto, come quando giocavamo, no? Ma sì, eravamo abbastanza duttili. Giocare a destra a sinistra, no? Anche tu non ti ricordi? Sì, solo che lui era forte, cioè calcio di contrario. No, lui era forte a destra a sinistra, quindi si adattava l'altra. Grazie. Però cosa preferite? Destra o sinistra? Io sinistra. Sinistra. Ok. Sì, tocchi più palle, si toccherò più palle. Tocchi più palle, devi tiri più forte. Di là ti devi controllare, devi salvare il compagno che ti rompe perché dice no, la devi salvare, fai il troppa pressione. Chiudi e basta, via. Grande. Quando è che avete iniziato con il padel e se vi ricordate qual è stata la vostra prima partita? Ma allora, io il padel l'ho conosciuto nel lontano 2006, perché a Barcellona, ho giocato due anni a Barcellona, quindi da lì ho visto come prima cosa, ho conosciuto il mondo del padel. Non lo praticavo, poi dopo successivamente quando sono tornato poi in Italia, dal 2008 in avanti, ho aperto il primo campo di padel a casa mia a Como, nel mio centro sportivo, un campo solo però, chiaramente senza svilupparlo più di tanto. Quindi diciamo che risale la conoscenza del padel al 2006, yeah. E poi credo di aver fatto qualche partita durante quegli anni, anche perché non si poteva giocare, dato che giocavamo, noi comunque eravamo sotto contratto. E poi ci ho giocato dopo, quindi molto probabilmente è stata in quegli anni la prima partita che ho fatto. Precursore vero, eh? Incredibile, cioè, tanto tempo fa, mamma mia. La mia esperienza è bellissima perché ero lontano dal 2000 e avevo smesso di giocare già, ma non un paio d'anni, quindi sarà stato il 2014-15, vacanze alle Maldive, c'era un campo di padel, c'era Francesco Totti che è un grande appassionato, e lui non aveva con chi giocare, io non ho mai toccato una racchetta di padel, non sapevo giocare, mi chiamò in questo campo, mi fece giocare e posso dirlo, mi ha fatto veramente cagare, non mi piaceva, e poi io vengo dal tennis, a me piaceva giocare a tennis, certo. Quindi i tennisti ce l'hanno un po' col padel, sì, no? Inizialmente, quindi dicevo no, ma il tennis è molto più bello, è più divertente. E poi dopo comunque il padel è uno sport che ti prende. Quella partita andò malissimo perché non riuscivo neanche a prendermi in mano la... Non capivo le sponde, no? Certo. I vetri, cioè io andavo di prima. Ti passava la palla, pensavi fosse arrabbiava. Finita. Sì, certo. Passavo, ho detto, vabbè, mi fermo. Invece... E poi invece con il tempo, a distanza di un po' di anni, ho incominciato, è piaciuto sempre di più, poi il padre crea dei mostri incredibili. Lo so bene. E adesso non gioco più a tennis, gioco solo a padel. Bene. Almeno ci provo. Insieme avete mai giocato? Insieme no, contro sì. No, insieme no, non mi sembra che ricordi. Se no, non stavano qua, avrebbero discusso. Sì, sì, vai.
Poi no, chi si metteva a sinistra? Con me è difficile discutere, forse con te un po' di più, Massi. Quando giochi a padel, sto dicendo. No, io ho molto rispetto per quelli più forti di me. Poco rispetto per quelli più scarsi. Questo possiamo dire che è altro classico. Tu hai già parlato del tuo centro a Como. Come è nata questa, proprio per quello che ti aveva lasciato Barcellona? Io ci ho giocato una volta, sai? Sì, con Zef. Grande. Era Como e siamo andati e c'era quella parete con tutte le scuse dietro. Esatto. Bellissimo, sì. Molto figo. Sì, no, è nato nel 2014, ripeto, con il primo campo, però non abbiamo avuto modo di svilupparlo come si deve. C'era comunque un amico mio che era di Barcellona, italiano, trasferitosi in Spagna, che lui già aveva dei centri padel ai tempi importanti. Mi disse, perché non investi nel padel? Perché non facciamo un centro padel? Ti porto qui i maestri, questo ti parlo già del 2008-2006, okay, più o meno, in quegli anni lì. E ho detto, ma il padel, nel senso, ma chi lo conosce il padel in quegli anni in Italia? Forse c'era solo a Roma, Bologna, c'era qualcosa. Primo campo. E ho detto, no, faccio un campo, vediamo come va. Da lì poi, prima del Covid, ho aperto il secondo, poi ne ho aperti altri tre. Adesso c'è comunque un centro padel con 5 campi coperti. Adesso a fine mese faremo il lancio, faremo un'evoluzione, quindi cambieremo da Como Padel Center, diventerà la Bola. Quindi una cosa un pochettino più generale, che raggruppa un po' la palla, no? Insomma, la palla, certo, per me, per noi è stato un po' il nostro strumento che ci ha accompagnato nella nostra carriera, e adesso è la pallina da tennis e da padel, e quindi diciamo nascerà la Bola da qui a fine mese. Quindi un centro sportivo. Bello. Con 5 campi di padel, insomma, sono contento per come sta andando. Contento anch'io. Certo, infatti, un torneo. Organizzo, tu vieni, Massi, sì, a giocare. Però già gioco su. giochiamo volentieri. Grazie. Infatti, quando Massimo gli avevo parlato del podcast, mi fa, vengo se poi faccio una partita con Marco, quindi forza. Allora dobbiamo fare assolutamente. Te invece ho visto una foto con LeBron e una con Bela, cioè giocate insieme oppure eri soltanto lì? Non lo sapevo questo. A un evento? No, allora per la Steghita eravamo in Sardegna, in un torneo, un evento estivo. Lei ha giocato a sinistra, no? Con Bela? Sì. Infatti, siamo forti. Se l'hai massacrato. Ed è una delle prime volte che giocavo, era un torneo di questi estivi e lui era un ospite come me e quindi abbiamo giocato lì. E invece con LeBron, causa più nobile, ad una cena di beneficenza prima di Natale, mia moglie ha vinto all'asta la possibilità di fare bello mezz'ora con lui, e quindi la cosa più importante è che c'è stata beneficenza, e la seconda cosa più bella è stata comunque giocare con LeBron. Giocare con LeBron, che mi ha fatto stirare perché mi ha fatto due palle corte. È spietato. Parlavamo di talenti prima anche lui. Lui parlavamo prima anche delle posizioni destra e sinistra, che il sinistro è quello che deve chiudere, basta, il destro a ragionare di più, solido. LeBron ha cambiato tutto. Sì. Da quando si è messo a destra anche LeBron, tutti e due, sia il sinistro che il destro, comunque devono chiudere, essere animali fisici. È veramente incredibile LeBron, incredibile. Io passerei al momento calcio, e entrambi voi avete indossato la maglia del Milan. Che ne pensate che sia Inter che Milan a quanto pare lasceranno San Siro? Beh, allora, San Siro è sicuramente un monumento del calcio non solo italiano ma mondiale, no? E, insomma, io ho avuto la fortuna di giocare qualche anno, Massi forse qualcosa di più di 4 anni, non so se hai fatto... Sì, 5 anni, 4 anni. Quindi, esatto, quindi nel senso abbiamo avuto la fortuna di giocare in questo teatro, no, si dice, del calcio a Milano, certo. E sarebbe sicuramente un peccato. Dall'altra parte però è chiaro che secondo me il calcio di oggi, soprattutto in Italia, ha bisogno di stadi all'avanguardia, di stadi comunque nuovi, ha bisogno comunque di stare un po' al passo anche con le squadre internazionali, dove comunque alla fine lo stadio diventa
un qualcosa di più di vedere una semplice partita, secondo me. Quindi, insomma, si è un po' combattuti da questo punto di vista. E poi, secondo me, è giusto anche che ogni squadra abbia comunque il suo stadio di proprietà. Perché comunque la squadra deve giocare nel suo stadio. Non è possibile che una volta gioca il Milan, una volta gioca l'Inter, una volta gioca la Lazio, una volta gioca la Roma nello stesso stadio. Secondo me lo stadio deve essere di proprietà della squadra e deve essere la tua casa, secondo il mio punto di vista. Ci sta. Beh, io credo che uno dei più grossi problemi del calcio italiano in questo momento è la mancanza di strutture e di infrastrutture. Tra questi sicuramente ci sono gli stadi, qui parliamo di sostenibilità del calcio e la sostenibilità in Italia del calcio si può raggiungere solo esclusivamente creando delle proprie infrastrutture, primo su tutti uno stadio. Sia io che Gianluca abbiamo avuto la fortuna di giocare all'estero, io in Germania, lui in Spagna, e le grandi squadre vivono del proprio stadio, degli introiti del proprio stadio, e qui parliamo non tanto di spettacolo, perché lo spettacolo che vedi a San Siro è comunque sempre bellissimo, ma è quello che si può ricavare all'interno di uno stadio di proprietà con una struttura che sia nuova. Parliamo di fruibilità, parliamo di arrivare allo stadio con comodità, parcheggiare con comodità, entrare in sicurezza, quindi queste sono tutte cose che servono necessariamente per creare e dare sostenibilità al calcio italiano, che in questo momento ha un estremo bisogno di strutture nuove, e quindi hanno buttato giù Wembley, penso che si possa fare a meno anche di San Siro. Beh, infatti i parcheggi ogni volta è un disastro, cioè quando uno deve andare alla partita è sempre un'impresa ormai, e quindi ci sta effettivamente. Io sono d'accordo anche con Gianluca, che ha detto proprio che non sia solo una parte di calcio, che sia anche qualcosa di più, no? Basta guardare adesso il Real Madrid cosa ha fatto, lo stadio che ha fatto, insomma, campo che addirittura va sotto, fa di tutto per comunque ospitare concerti, per ospitare qualsiasi tipo di... Esattamente. La sostenibilità si intende quello, certo. Nel senso, io nel Bayern Monaco la partita di calcio non è fine se stessa, è un evento perché la gente arriva 2-3 ore prima e poi via 2-3 ore dopo, perché allo stadio ha la possibilità di spettacoli, intrattenimento, ristorazione e tutto quanto quello che segue poi una partita di calcio. Se tu offri questo, hai introiti in più, la gente va volentieri, la gente va sicura allo stadio, va con comodità allo stadio, e se piove è bella coperta, in tanti stadi italiani magari ti bagni pure, certo, e devi capire all'ultimo momento se andare allo stadio o no, perché se non hai la copertura magari non puoi portare tuo figlio o i tuoi figli. Bravo. E quindi è tutta una conseguenza. Giusto, cosa che in America con gli altri sport americani fanno da sacco di anni. Poi secondo me bisogna anche pensare alle nuove generazioni, questo poi è l'altro problema, nel senso che oggi le nuove generazioni abituate ai social, abituate a essere molto intuitivi, molto veloci, difficilmente trovi un ragazzo oggi adolescente, un ragazzo piccolo che magari possa avere 12, 13, 14 anni che si ferma a vedere una partita per 90 minuti in TV e anche magari allo stadio, cioè dopo magari 5 minuti solo il bambino o l'adolescente si scoccia di comunque assistere ad una partita, almeno la maggior parte delle volte è così con le nuove generazioni. Quindi secondo me anche lì il calcio deve un po' anche capire in che direzione andare, come poi vendere più avanti il discorso delle partite in TV, perché questo sarà comunque un problema, ci saranno con le nuove generazioni, e quindi questo sarà poi secondo me una seconda cosa che bisognerà poi valutare bene per attirare più persone a vedere partite di calcio. Certo. Un altro dei cambiamenti rispetto a quando giocate voi è l'introduzione del VAR, che tra l'altro voi avete vissuto in campo il primo VAR della storia, non so, cioè, è incredibile, cioè, però nonostante ciò si discute, ci sono sempre polemiche, cioè voi siete pro o contro, e secondo voi di chi è la colpa di questa continua discussione partita dopo partita? No, io sono assolutamente a favore del VAR, secondo me bisogna solo capire in quale direzione si vuole andare e come utilizzarlo il VAR.
Sicuramente, no, se pensiamo, se non ci fosse stato il VAR, quante magari episodi controversi ci sarebbero stati comunque solo con la decisione arbitrale in campo? Perché tanti comunque episodi, certo, bisogna dire che il VAR li ha risolti. Immaginiamo che oggi si perde a volte dai 4-5 minuti per una valutazione al monitor, quindi vedere 4, 5, 6, 20, 30 volte un episodio, quindi immaginiamoci la difficoltà che comunque un arbitro può comunque avere. Quindi io assolutamente sono a favore del VAR. È chiaro che i dibattiti sulle scelte arbitrali ci sono state, ci sono e ci saranno sempre. Questo fa parte un po' della nostra cultura anche italiana. Del fatto che ci si gioca anche magari a volte nelle trasmissioni sportive, ma questo è anche a volte anche bello, perché le discussioni da bar sono anche belle, sono divertenti, però secondo me io sono assolutamente d'accordo all'utilizzo del VAR. È chiaro che bisogna però secondo me utilizzare un'unica linea guida e che sia uguale per tutte le decisioni, cioè non è che magari prendi una decisione per un episodio e poi magari successivamente nella partita dopo nello stesso episodio ne prendi un'altra. Quindi ecco, bisogna solo secondo me tararlo su questo aspetto. Anch'io sono a favore del VAR, perché comunque è una via migliorativa del calcio. Come ha detto Gianluca, il VAR non elimina totalmente il problema, ma dà la possibilità di eliminare tanti errori. Qualcuno si farà sempre, ma poi fondamentalmente giudicare una partita di calcio è come la nostra magistratura, no? Poi è in mano ad un arbitro e nella magistratura è in mano a un giudice, e tante volte la legge è soggettiva a seconda di come la vedi tu. La legge è interpretativa, così come quella del campo. Magari per un arbitro un braccio è particolarmente aperto, per un altro no, per un arbitro è un movimento regolare, per un altro lo è meno. Quindi bisogna sempre lasciare un po' di spazio all'interpretazione, in questo caso degli arbitri, che sono persone umane e possono sbagliare sicuramente. E forse una piccola modifica che apporterei al VAR è un po' un mo' di tennis, cioè 3-4 chiamate qualche rifalco al panchino, sì. Magari in quella circostanza netta, che non è netta e non è chiara, giusto, magari c'è una chiamata in maniera, non so perché, in maniera tale di non perdere troppo tempo, ecco. No, io pure sono d'accordo. Strano che ancora non lo facciano, sì, perché lo fanno poi anche la pallavolo. In tutti gli sport c'è, cioè, manca solo nel calcio alla fine, quindi che il padel. Anche ora. Sì, è un po' più difficile perché se facciamo l'esempio del tennis o della pallavolo è estremamente semplice, perché l'occhio di falco vede la palla dentro, fuori, basta. Il calcio è molto più interpretativo, no? E quindi è molto più difficile. Un aiuto potrebbe essere questo, per non perdere troppo tempo, per non avere dispersioni di tempo e quant'altro, magari 2-3 chiamate a panchina potrebbe essere una cosa giusta. Certo. Voi avete visto il momento topico della nazionale, poi dopo ci sono stati momenti molto bui. Secondo voi quando è che l'Italia potrà rivincere un altro mondiale? Domanda da milioni di dollari. È un miliardo di dollari. C'è un percorso, no? L'Italia comunque dal 94 al 2006. Vabbè, diciamo quando può ritornare competitiva. Competitiva, cioè, sicuramente. Comunque si fa fatica, certo. Guarda, non è difficile rispondere a questa domanda, nel senso che allora non dimentichiamoci che comunque noi oggi siamo campioni d'Europa, perché comunque abbiamo vinto il campionato d'Europa, l'ultimo campionato d'Europa con l'Italia, quindi ecco, questo non bisogna mai dimenticarlo. È chiaro che a livello mondiale, dato che comunque noi abbiamo una storia importante a livello mondiale con altre nazionali importanti come il Brasile, come la Germania, comunque bisogna mantenere questa tradizione, insomma, e non vedere l'Italia per due volte al mondiale, è chiaro che fa male ed è comunque un peccato per il lavoro che comunque la nazionale fa ogni anno. È chiaro che secondo me le nazionali vivono a cicli, noi abbiamo avuto la fortuna di vivere comunque dei cicli importanti in nazionale con giocatori importanti di grande qualità, e poi da lì dopo, diciamo il 2010, comunque si è aperto poi di nuovo un altro ciclo, e ci vuole la pazienza per far crescere poi
i giocatori, soprattutto quelli che italiani e che poi devono andare in nazionale. Bisogna anche dire che rispetto comunque ai nostri tempi ci sono meno giocatori italiani che hanno la possibilità di giocare. Insomma, noi nelle nostre rose la maggior parte erano su 11, avevamo 7-8 italiani che giocavano nel proprio club, importanti, che giocavano la Champions, che giocavano comunque durante l'anno partite importanti nelle Coppe Europee. Oggi, se tu vai a vedere un 11 di una squadra top club, quanti italiani abbiamo? Tre Ne forse. abbiamo pochi, ne abbiamo forse due, Sì. massimo tre. Quindi forse anche questo un po' ha generato anche forse un po' di difficoltà alla nazionale, però insomma noi speriamo insomma, che la nazionale possa arrivare a giocarsi un mondiale, sarà anche più facile perché nel 2026 ci saranno 48 squadre che parteciperanno, quindi sarà sicuramente molto, molto più facile, Facile, speriamo insomma, che possa arrivare, insomma, esatto. Beh, questa domanda potrebbe si apre un mondo, ne potremmo parlare fino per 3 giorni di seguito. Io ho una mia personalissima e umilissima posizione in merito, e cioè io penso che le ultime due grandi imprese sportive delle nostre nazionali, che sono state il Mondiale e l'Europeo, coincidono esattamente con le due più grandi disfatte. Perché dal momento in cui le nostre nazionali vincono e sono le più forti in quel momento, si pensa che tutto vada bene. E invece è proprio in quel momento che non si è capito che ci voleva innovazione, ci voleva qualcosa di diverso, cose che hanno fatto le nazionali che non hanno vinto, ovviamente. E questo te lo dico perché nel 2008 io andai in Germania, in quel momento la Germania non vinceva nulla, ma in quel momento incominciava a cambiare. Non solo negli aspetti tecnico-tattici sul campo dei propri giovani che crescevano, ma anche nelle strutture, nelle infrastrutture, cosa che in Italia non avviene. La mancanza di strutture e infrastrutture fa sì che il tuo calcio non sia più il primo al mondo come era una volta, ma ti hanno superato nettamente l'Inghilterra, ti sta superando la Spagna, ti ha superato la Francia, ti ha superato la Germania e ti hanno superato questi campionati che in questo momento sono superiore al tuo e i grandi giocatori in questo momento non si pongono il dubbio di andare in Italia. Una volta non se lo ponevano in Italia, adesso molto più facilmente vanno all'estero. Certo. Seconda cosa è che purtroppo una cosa che io penso fermamente, fino a una certa età, fino all'under 15, all'under 16, noi in Italia abbiamo ancora più grandi talenti a noi. Dopo si perdono. Una volta questo non succedeva, una volta i nostri talenti diventavano campioni, adesso i nostri talenti si perdono perché manca, secondo me, una visione diversa del calcio. E il modo di allenare oggi degli allenatori che hanno a che fare con i giovani è diverso. Molti di questi allenatori tendono a valorizzare quello che è il gruppo, quello che è la squadra e valorizzare meno quelle che sono le individualità dei calciatori, quindi a migliorare individualmente i giocatori preferiscono migliorare la propria squadra perché hanno una visione diversa, perché magari vogliono allenare, vogliono arrivare, vogliono farsi vedere e anche le società, il fatto di avere, dare secondo me competizione ai settori giovanili è estremamente deleterio. Perché se tu dai competizione vuol dire che le squadre devono vincere, se devi fare la Youth League per quanto riguarda le primavere vuol dire che non possono fare brutta figura, quindi i giovani forti invece di fare un anno e andare a giocare e fare esperienza li devono tenere lì perché non possono fare brutta figura Certo. e questi giovani competono quotidianamente con ragazzi che sono come loro e non, sicuramente non superiori a loro e quando tu se giochi a padel giochi sempre con quelli più scarsi, non li troverai mai. Certo, giustissimo. Migliori se giochi con quelli più bravi. Ecco perché una volta Oddo e Zambrotto uscivano dai settori giovanili e andavano a giocare in C. E facevamo fatica a giocare. Ma crescevamo, perché giocavamo non con quelli estremamente forti tecnicamente, che avevano qualità, ma giocavamo con quelli che avevano altre qualità che servivano a noi per crescere. Quelle skills diverse che hanno, cioè l'astuzia, la furbizia, la fisicità, quelle cose che non trovi giocando con i tuoi pari età e con i giovani. E
Certo. E oggigiorno io ho avuto la fortuna di allenare anche in Serie A, in Serie B, e purtroppo i giovani di oggi arrivano e non sono mai pronti. Non sono mai pronti perché non, prima di arrivare in prima squadra non hanno questa fortuna di crescere con gente più scaltra e che ti insegnano cose diverse, ecco. Manca la gavetta. Poi vanno in A, vanno in B, non giocano mai e fanno passi indietro e perdono anno. Poi magari arrivano, ma ci mettono 2 anni in più perché perdono tempo. No, secondo me una delle soluzioni, secondo me è una strada questa da perseguire, quella delle seconde squadre, cioè dell'under 23, nel senso che se guardiamo la Juventus per esempio o l'Atalanta, se non sbaglio abbia anche l'under 23, sono le squadre che hanno sfornato negli ultimi anni giovani che dal settore giovanile sono andati a giocare con l'under 23 e poi comunque sono andati in prima squadra, certo. Quindi ecco il passaggio secondo me oggi che c'è dalla primavera a una prima squadra che può essere la Juve, il Milan o qualsiasi squadra di Serie A, c'è troppo gap, cioè nel senso, una volta come ha detto Massimo, insomma, noi eravamo forse più pronti, più preparati ad arrivare comunque in prima squadra. Oggi c'è anche secondo me una differenza di carattere dei giovani oggi rispetto a quando c'eravamo noi, quindi secondo me oggi i giovani sono molto più fragili da questo punto di vista a livello, poi magari hanno tutto, hanno tanto, hanno forse meno fame, non lo so, e questo mi viene anche da dire questa cosa, quindi secondo me questo passaggio ci vorrà, è chiaro che non è immediato perché chiaramente ci vogliono degli investimenti importanti, fare le seconde squadre perché devi avere uno stadio, un mini stadio dove far giocare questa squadra, devi avere comunque il campo di allenamento adatto, cioè sono comunque investimenti che bisogna fare e non tutti chiaramente ci riescono, però secondo me questa è la strada per cercare di far crescere il più possibile giovani, quindi mancava proprio questo passaggio che c'è tra la primavera e la prima squadra e quello delle under 23. Certo. Ma una volta noi uscivamo dal settore giovanile e andavamo in C a confrontarci in C. Questo vuol dire che avevamo più possibilità di giocare perché il livello era un po' più basso. Oggi i giovani più bravi della primavera vengono portati immediatamente in prima squadra o vanno a giocare in Serie A o in Serie B. E siccome quel gap è troppo importante, giocano poco perché non sono a livello, non sono all'altezza, non sono pronti. E quindi perdono tempo. L'anno dopo vanno in Serie A, in Serie B, l'anno dopo vanno in C. E fanno quello che avrebbero dovuto fare l'anno precedente. Ecco. Questo grazie anche, una volta non c'erano tutti questi procuratori, il procuratore ci tiene che il proprio assistito giochi in Serie B o in Serie A, perché può dire che gioca in Serie A e in Serie B, ma non è il percorso giusto. Una volta per noi decideva, a me mi chiamava Riedo Braida al Milan e mi diceva domani vai a giocare a Firenze, io andavo a Firenze, perché era il tuo miglior procuratore era la tua società di appartenenza. Loro che ci temono veramente al tuo futuro e quindi decidono loro dove mandarti. Chiaro. Non ci ho mai fatto caso certo. Su questo effettivamente. E cioè voi appunto avete parlato degli inizi, avete la mia curiosità, avete sempre giocato terzini, cioè avete iniziato, volevo fare il terzino? No, io ho cambiato 1000 ruoli, non capivo neanche io dove volessi giocare, lui peggio di me. io ero sempre in difesa, diciamo che l'anno in cui sono esploso ho fatto terzino destro, marcatore libero, perché una volta c'è il libero, esatto. E terzino destro, ogni tanto ho giocato anche a centrocampo. E poi l'anno della consacrazione è stato quando andai a Napoli in Serie B, lì mister Novellino mi mise terzino grande. Destro e partì la mia carriera da terzino destro. È grande. No, Massimo poi aveva anche un grande piede, quindi lui è stato anche, credo, alla Lazio, forse avevi fatto non so quanti gol tra punizioni e rigori. Quanti gol avevi fatto? Segniamo sempre 7-8 gol all'anno, quasi sempre, ma tiravo i rigori. Bisogna farli, Però detto questo, no, io ho iniziato, io facevo l'ala in pratica, ho iniziato come ala, come tornante, non come terzino, perché chiaramente è un altro ruolo, poi sono arrivato alla Juventus con Ancelotti il primo anno di Juve, giocavo in pratica a centrocampo, in un centrocampo a 3, non ho mai giocato a centrocampo, quindi giocavo a centrocampo perché poi sulle fasce c'erano altri giocatori. Arrivò poi Marcello Lippi che mi spostò terzino perché
Nel 2002 io mi feci male al mondiale in Corea-Giappone, all'adduttore, quindi sono stato fuori in pratica 3 mesi per infortunio. Presero Camoranesi, Camoranesi era una ala vera, era molto più tecnico di me, quindi uno contro uno era molto più forte di me, e quindi ha spostato lui, diciamo, a fare il tornante, diciamo così, l'ala, e mi spostò dietro di lui a giocare terzino. E io, insomma, pur di giocare comunque in quel periodo la Juventus, prima terzino destro, poi terzino sinistro, e da lì poi, insomma, è andata bene. Devo ringraziare, sì, mister Lippi, che mi ha dato la possibilità di cambiare ruolo. Grande. Ho operato con Lippi, quindi tutto tornerà. Però tu hai citato adesso il mondiale del 2002, che mi chiedo, ma voi da giocatori dentro... Lo sai, ci ho pensato pure io, incredibile. No, perché non era pronta, però no, penso la stessa cosa. No, che da dentro quello che è successo, come l'avete vissuta voi calciatori? Cioè, durante la partita, dopo? No, il problema è che mi feci male, quindi io, sembra al secondo tempo, dopo, adesso non ricordo il minuto, uscì proprio, andai negli spogliatoi perché mi ero quasi lesionato il tendine dell'adduttore, no? Lesione di terzo grado, quindi ero negli spogliatoi, io non ho visto più niente da lì in avanti, quindi non ho visto il gol di Anna, non ho visto l'eliminazione. Insomma, è stata una partita un po' particolare quella contro quella Corea, però devo dire, non dobbiamo prendere l'alibi dell'arbitro, come sempre capita, lì dobbiamo anche comunque pensare, che questo l'ho sempre detto, dobbiamo pensare anche al fatto che abbiamo comunque sbagliato anche noi tanto nell'affrontare quella partita. Quindi noi avevamo una rosa spettacolare in quegli anni, perché tra 2000, 2002, 2004 comunque avevamo un'Italia, credo forse una delle più forti che la nazionale abbia mai avuto, e purtroppo non siamo mai riusciti a andare oltre. Mentre magari nel 2006, secondo me, avevamo sulla carta una squadra meno forte rispetto al Brasile, rispetto comunque alla Germania, alla Francia, ma eravamo comunque forti mentalmente, eravamo comunque un gruppo unito, insomma, la differenza l'ha fatta, secondo me, il gruppo aiutati anche da quello che era successo, no? Calciopoli, certo. Quello ci ha sicuramente dato tanto, ci ha unito di più, perché in quel momento noi siamo stati feriti un po' dentro, perché comunque tutto il calcio è andato dentro a quel pandemonio che era successo. Ovviamente noi calciatori eravamo gli attori, e quindi siamo andati di conseguenza dentro. Noi in quel momento è come se fosse scattato un momento di rivalsa, di dimostrazione, di voler dimostrare che noi eravamo estranei a tutto quello che era successo, e volevamo dimostrare solo esclusivamente sul campo le nostre qualità. Siamo diventati molto gruppo in quel momento. Sì, forza era proprio quella, il gruppo. Cioè, forza era proprio quella. È fondamentale. Tu puoi avere la squadra più forte del mondo, ma se non c'è alla base un gruppo forte, non va nessuno. È quello che si vedeva proprio quello. A parte che il mio primo ricordo di una nazionale tra Europa e Mondiale è stato proprio quello. È un partito proprio col botto, bam, vittoria. Io ricordo perfettamente. No, avevo 6 anni. Io ricordo perfetto. Il 2009, mi ricordo tutto, dalla partita col Ghana, al primo minuto col Ghana, all'ultimo con la Francia. Assolutamente, assolutamente. Quindi, veramente emozionante. Emozionante. Ma io purtroppo pure il 2002 mi ricordo dove ero, la sofferenza, quindi posso immaginare. Ma a proposito di 2006, ma avete un gruppo WhatsApp tra di voi, oppure abbiamo un gruppo ancora, che bello. E c'è chi è che scrive di più, cioè vi sentite spesso? Ma no, più che altro è usato per soprattutto nei momenti dei compleanni, delle feste, ci scriviamo sempre, e poi qualche volta viene usato per prendere in giro qualche compagno. Allora partono. Si parla di padel lì o no? No, però ce ne sono tanti, quasi tutti. Dentro, sì. Ci sono quasi tutti. Sì, tanti. Ci sono l'onore anche di conoscerne altri. Ce ne sono, che giocano. Io sento un bel rapporto con Fabio Grosso, che Torino, e viene a giocare quando è qua nel mio stesso circolo, quindi ci vediamo spesso. Sì, beh, siamo io, Massimo, c'è Fabio, Cannavaro. C'è Toni, Barzagli, che hanno il centro. Barzagli, De Rossi.
Camoranesi gioca anche a Torino, l'ho visto giocare, Camoranesi. Sì, sì, sì. Vabbè, Argentina, no, quasi tutti, quasi Fabio abbiamo giocato con Fabio Grossi, abbiamo giocato tanto quest'estate. Ah sì? Grande, siamo di Pescara. Sì, grande, grande, grande. Sì, sì. Fantastico. Come mai, cioè, la scelta del numero di maglia al mondiale, 19-22, bellissimo, c'ha un senso oppure è stato casuale? No, io il 19 l'ho, beh, a parte che sono nato il 19 febbraio, quindi fra poco è anche il mio compleanno. Ah, quindi, no, si dice, però, si dice, si dice. No, il 19 no, è il giorno in cui comunque sono nato, insomma mi ha sempre portato fortuna perché comunque io l'ho utilizzato alla prima mia stagione a Bari col numero 19, quindi nel mio primo anno di Serie A a Bari io avevo il 19, mi ha portato comunque fortuna. Quando non l'ho utilizzato, diciamo, non è andata molto bene, perché comunque per esempio il 17 avevo Europeo 2000, abbiamo perso gli ultimi secondi sì, al gol del gol e poi squalificato perché cartellino rosso nella semifinale, la finale non ho giocata. Avevo il 17, il 23 beh, con la Juve quando ho iniziato, poi quando ho preso il 19 anche in nazionale ho vinto i campionati del mondo e ho vinto poi comunque altre cose, quindi ecco, è un po' un portafortuna e poi comunque mi piace come numero. Bello. Ah, io perché era il mio numero alla Lazio, quindi giocavo nella Lazio quando abbiamo vinto il mondiale, di conseguenza ho portato il numero della Lazio al mondiale. Poi dopo, quando andai al Milan, era presi 44 perché il 22 era occupato da un certo Cacà. Non gliel'hai chiesto? Ho deciso di lasciarglielo. Non sei andato da Cacà, mi puoi dare il 22? Sì, no. Anche perché se per rispetto poteva lasciarlo perché era più giovane. No, no, ce l'aveva già lui e quindi presi il doppio, 44, anche perché 4 più 4 fa 8, quindi... Buonissimo. Spettacolo. Direi che ti ha portato bene. Hai giocato? Sì, sì, subito appena arrivato. Non champion. Non bene, di più perché io col 44 ho vinto tutto quello che c'era da vincere, tranne lo scudetto che lo vinsi dopo e cambiai numero. Presi il 17 perché andai un anno al Bayern Monaco in prestito. Quando certo, tornai il 44 ero occupato e mi presi il 17. Da chi ero occupato? Esatto, non mi ricordo. Lì potevi andare a dire, cioè, con tutto il rispetto. No, ma non si poteva perché giocatore, la volta che era stato preso non si poteva cambiare. Okay, okay, doveva okay, essere libero. Okay. Quando arrivai in un okay, posto. Okay. Cioè, te veramente sei stato uno dei pochi della storia a vincere mondiale per club e Coppa del Mondo. Mondiale di calcio, esatto. Diversi anni, sì. Negli anni differenti, sì. Sì, io praticamente alla Lazio ho vinto una Coppa Italia e il Mondiale. Quando andai al Milan, in un anno e mezzo sono riuscito a vincere, grazie ai miei compagni, cioè, ovviamente, sono riuscito a vincere in un anno e mezzo Champions League, Supercoppa Europea, Mondiale per club, tutte e tre. Perché c'è stata la Champions League a luglio, c'è stata Champions League a giugno, a agosto c'è stata la Supercoppa Europea e a dicembre c'è stato il Mondiale per club. E poi l'ultimo trofeo, il campionato, lo scudetto che mi mancava, lui ce n'aveva qualcuno in più, a me mancava quello, sono riuscito nell'ultimo anno del Milan, grazie, 2011. Chiuso in bellezza. Quando si sono ritirati tutti, quella dopo il Novara, vero? Si sono ritirati no, Inzaghi. A Roma. Che c'era? No, lui ha fatto l'ultimo anno lo scudetto. 2011. Quello è stato l'anno dopo. C'eri tu quell'anno? L'anno dopo. Con ero tu Inzaghi. Infatti mi ricordo. Seedorf, esatto. Van Bommel, esatto, Nesta, Inzaghi. Quello. Ricordo quel momento bellissimo. Esatto. Sì. Io una partita di quel mondiale che direi che è importante per voi è l'Ucraina, contro l'Ucraina, da una parte il primo gol sì, poi assist anche, sì, a Toni, la tua partita totale e il tuo esordio in quel mondiale, sì, unico, so, quindi ho giocato solo quella partita. Come è stata? Giocava sempre lui. Lui giocava sempre. Fabio sembrava Roberto Carlos, che è sempre al mondiale. Incredibile. No, devo dire perché all'esordio ha giocato Grosso a sinistra. E, perché io non ho giocato, perché io ero infortunato. Io sì, in pratica ero infortunato, non ho giocato la prima partita. Grosso Zaccardi. Esatto.
esatto. E non fecero benissimo. La seconda è rientrato lui e giocò lui e Zaccardo. Zaccardo fece autogol. La terza ha detto: oh, e invece no, la terza, grosso è lui, fecero benissimo. Esatto, la Repubblica Ceca. Sì, e poi esatto, la Repubblica Ceca. Esatto. E poi dopo, sì, ottavi finale contro l'Australia e poi sì, è grosso l'Ucraina, sì. È stata una bella partita, insomma, me la ricordo molto, molto volentieri, con grande gioia. Ti ho detto gioia. Che ancora ti devo offrire, Tony. Sì, cioè, una battuta, ancora... sì, esatto. Ma sai, delle messe poi Luca quella, infatti doveva solo spingerla così, quindi poi dopo Luca è andato per conto suo a festeggiare, perché non segnava, mi sembrano, da... quante partite? Ma Luca tutti così li facciamo gol. Penso che non abbiamo mai fatto il gol da fuori aria. Grande. Ma io, cioè, ricordo perfettamente dove mi trovavo, cioè, beh, proprio un ricordo indelebile, no? La finale, soprattutto i rigori. Ma quello l'ho chiesto anche a Materazzi, ma voi in quel momento vi rendavate conto di quanta gente stava pressando addosso, cioè attaccata al televisore, o non si percepiva quella roba lì? E soprattutto, che cosa pensavate mentre andavano avanti i rigori? No, secondo me non te ne rendi conto al momento, sei talmente concentrato, almeno dal mio punto di vista, talmente concentrato sulla partita, su comunque la tensione si sente, perché comunque è una finale di Coppa del Mondo, insomma la prima per tutti, quindi per la tua nazionale, quindi la maglia dell'Italia, non pensi, secondo me ci pensi dopo, l'abbiamo secondo me pensato dopo, quando siamo arrivati a Roma, allora dopo lì pensi veramente quello che avevamo fatto, perché a Roma è stato un delirio, una cosa mai vista, quando poi siamo arrivati all'aeroporto, da lì poi fino ad arrivare al Quirinale, al Circo Massimo, è stata un'emozione unica, quindi è una cosa che al momento sei solo concentrato sulla partita, non ci pensi, almeno io non ci ho mai pensato onestamente. Ma erano anche momenti diversi, perché non c'erano i social. Infatti, immagini ora. Noi eravamo in ritiro in questo posto abbastanza sperduto vicino a Duisburg, ed era un posto vattato, no? C'eravamo solo noi, non c'erano esterni, eravamo solo noi, quindi noi quello che riuscivamo a vedere era qualche telegiornale, un po' di televisione italiana, però non c'erano i social, quindi che ti rendono ancora più partecipe di quello che succede in quel momento in Italia. Sapevamo dell'importanza del momento, sapevamo che tutta Italia ci seguiva, tutto quello che vuoi, ma la vera realizzazione, cioè la partita, sei lì concentrato, come ha detto lui. Io dal 90esimo in poi non ricordo nulla, perché abbiamo bevuto un po'. Sì, dopo non ricordo nulla. Però abbiamo veramente realizzato l'impresa che abbiamo fatto qua, la prima vera realizzazione è stata quando noi siamo atterrati a Pratica di Mare con l'aereo, e vi posso garantire che da Pratica di Mare fino al, dove siamo andati, al Quirinale, lungo la strada non ho mai visto uno spazio libero, cioè pieno di gente destra e sinistra senza mai interruzione. Che spettacolo. E la cosa più pazzesca che io abbia visto in vita mia, questo lo posso garantire, è quando siamo andati dalla fine di dal Quirinale, no, dov'è che stavamo? Dal vicino al Circo Massimo. Dopo. Dal Quirinale al Circo Massimo, che saranno stati tipo 500 metri. Ci abbiamo messo 2 ore e mezzo, pieno di gente, quindi significa che c'era tanta gente. Siamo arrivati davanti al Circo Massimo e praticamente siamo scesi dal pullman. Dovevamo scendere dal pullman e salire una rampa di scale, che poi c'era un palco che dava sul Circo Massimo. Nel momento in cui io mi ricordo come se fosse oggi, mettiamo piede sul palco, quindi vedevi quello che c'era sotto, c'erano 2,5 milioni di persone in quel momento là sotto, e io giuro non ho mai visto una cosa del genere. Vabbè, brividi. Una cosa pazzesca. Ma lì c'è stata la possibilità che uno di voi tirasse il rigore, oppure cioè in finale? Vabbè. Se io fossi stato in campo, l'avrei tirato sicuramente, perché lui era rigorista, quindi ne parlavate. Se capitava, sì, era però il tranza, nel senso dovevi essere l'ottavo, il nono, certo. Uno degli ultimi, chiaramente, però insomma, i rigoristi erano altri, ma massimo uno di questi, io no, sicuramente. Vabbè,
Totti è uscito, mi sembra. Totti era uscito. Sì. Quindi c'era Del Piero, Piero era un rigorista, Materazzi era un rigorista. Pirlo? Pirlo era un rigorista. Rosso. De Rossi, no, sì, perché tirava Totti. Il rigorista era Totti, quindi sì, li tirava, ma non era il rigorista e neanche Grosso era il rigorista. Quindi loro due non erano rigoristi. Se io fossi in campo sicuramente mi sarei offerto, perché insomma certo, ero bravino in quello. Poi magari che ne so. C'è qualche aneddoto che si può raccontare, simpatico o comunque emblematico, di quel mondiale, di quella finale o di quel mondiale in generale, che vi ricordate ancora? Ecco. Ah, ce ne sono tante. No, immagino, ci sono tantissimi. Sono anche tante cose che non si possono dire. Che si può, che si possono dire. Tu ti ricordi meglio di me. Che si possono dire. No, vabbè, ma no, ma sono tutte cose che sono già uscite. Le cose più belle sono già uscite tutte, quindi non ci sarebbe nulla di nuovo, insomma, dai. E, cioè, io vi dico, colleziono un po' di maglie e comprai all'asta una preparata di Girardino, che ci ho speso anche un po'. Voi la vostra l'avete scambiata, l'avete conservata, cioè di quel mondiale lì? Sì, sì, no, io ce l'ho a casa nel quadro, con tutte le foto, con le scarpe, con i parastinchi, col pallone, con tutto. Museo. Sì, sì, vabbè, ma anche perché credo che comunque sia una reliquia, no? Certo. Esisto una cosa che da tramandare da padre a figlio, da figlio a figlio, insomma, non capita assolutamente tutti i giorni, anche perché poi io ricordo sempre, se io poi vado a vedere lo stemma dell'Italia che ha 4 stelle, una stella comunque l'abbiamo vinta noi, quindi 34, 38, 82, 2006. Quindi noi comunque siamo la storia, facciamo parte della storia, certo, dell'Italia e di quello che comunque è riuscita a realizzare a livello mondo con il calcio. E quindi questo, insomma, fa un po' capire quello che noi abbiamo fatto in quell'anno. Mamma mia. Io sì, io al tempo avevo un'associazione benefica per aiutare i bambini più che altro. Ovviamente noi avevamo due maglie, una primo tempo, una secondo tempo, di quelle usate in quella partita, e una l'ho data in beneficenza e l'altra ovviamente me la sono tenuta. Quindi come lui, io mi sono tenuto veramente poco della mia carriera calcistica, una maglia per ogni vittoria, una per la Champions League, una per il Mondiale, una per lo Scudetto, e ce l'ho bella lì in bacheca. Oggigiorno ancora tanta gente ti chiede ma ti avanzato una maglietta, ho smesso 20 anni fa. Quindi ci prova. E riguardo a quella, se torniamo un po' indietro, cioè con un altro club, ecco, c'è cioè un altro argomento, che hai parlato adesso della Champions, com'era stare in quella squadra zeppa di campioni incredibili, e questa, come è stato, com'era il giorno, no? La quotidianità con loro, e che anni sono stati per te, sicuramente molto importanti. Come ho detto prima, dietro le grandi vittorie ci sono dei grandi gruppi, e la storia di quel Milan è un po' la storia anche della nazionale. C'era un gruppo forte dietro, c'era una società forte, era una famiglia, c'era un modo, un gentleman agreement di comportamento all'interno di uno spogliatoio. Difficilmente qualcuno sgarrava nei comportamenti, si potesse comportare male, perché in quel momento c'era uno sguardo di qualcuno, o qualcuno ti faceva capire, ma il far capire era come una famiglia in questo senso, cioè quando tu da figlio sbagli, tuo padre o tua madre viene e ti rimprovera. Ecco, quello spogliatoio assomigliava un po' a questo, non che fosse necessariamente un rimprovero, ma quando c'era qualcosa che non andava, magari il compagno di squadra veniva da te, ti parlava, ti aiutava, ti diceva dove stavi sbagliando, cosa potevi migliorare. Ecco, queste sono cose che ti fanno crescere. Ed era uno spogliatoio come ne ho trovati tanti altri, ovviamente, all'epoca, nella nostra epoca, come ne vedo pochi oggi, secondo me. Perché purtroppo le generazioni sono diverse, noi avevamo altre, ma non per colpa dei ragazzi di oggi, ma per colpa un po' della società di oggi, ovviamente. Cioè, noi una volta, ecco, tornando al nostro mondo vattato del ritiro di Duisburg della nostra nazionale, cioè noi passavamo veramente ore e ore
ci avevano allestito una stanza dove c'era il ping pong, i giochini elettronici, il tavolino per le carte. Ecco, noi abbiamo passato veramente tantissime ore tutti lì, chi giocava a carte, chi giocava a ping pong, chi al flipper, c'era il flipper, ti ricordi? Chi giocava, chi faceva, ma stavamo lì, cioè, raramente qualcuno andava in camera e stava da solo, stavamo lì, quindi quello era un modo per, di aggregazione, di stare insieme, di conoscersi ancora di più, di fare ancora di più amicizia, di saper stare insieme, di saper fare ancora di più amicizia. Oggi purtroppo non è così, la semplice partita a carte a scopone scientifico non esiste più, non c'è più. Invece per noi quelle erano cose basilari, erano cose belle, non vedevamo, cioè fondamentalmente il ritiro calcistico al sabato non serve a niente, una volta serviva questo, adesso non serve a nulla, perché ognuno va in camera sua, propone che se ne sta a casa, ci vediamo una mattina. Guarda, sono completamente d'accordo e mi ci rivedo tantissimo in quello che hai detto, anche se voi siete in tanti, noi siamo in due, però che è un vero, secondo me, proprio gioco di squadra il padel, ovviamente. Quanto è importante stare col proprio compagno, cioè alla fine vediamo più il nostro compagno che la nostra famiglia, amici, e ci stai tutto il tempo, ed è importante proprio viverlo insieme, vivere il torneo, vivere gli allenamenti insieme. Altri, almeno io sono così ed è per me veramente fondamentale, altri preferisco andare in stanza, un po' più individualisti in una coppia, quindi secondo me si perde un po', la grande forza delle grandi coppie è proprio ma quella. Ma anche perché io dico, potrebbe sembrare strano, no? Ma tu più sei un amico del tuo compagno, bravissimo, e più fai fatica a rimproverare il tuo compagno. Cioè, se tu hai un rapporto di amicizia vera con i tuoi compagni di squadra, e questo ti porta anche ad essere aiutato di più dal tuo compagno e aiutare di più il tuo compagno. Bravissimo. Se tu hai un rapporto per cui ognuno fa il suo, io vengo, facciamo una partita insieme, facciamo una partita insieme, poi io me ne vado a casa, tu te ne vai a casa e non ci viviamo. Nel momento in cui c'è una piccola difficoltà all'interno del gruppo, quella crepa si accentua, perché non hai un rapporto di amicizia per cui tu puoi aiutare il tuo compagno, ti puoi far aiutare, ma lo mandi a cagare se c'è necessità. D'accordo, perfetto, esattamente. È così. Sì, Massimo ha giocato in quel Milan stellare, te hai giocato in un Barcellona da Dream Team, Puyol, Iniesta, Xavi, Ronaldinho. Ma ci racconti qualche aneddoto su Messi? Non hai detto, infatti, l'hai detto, perché Messi è extraterrestre, campioni, poi c'era, dopo c'era Messi. Cioè, poi nel pieno della gioventù, cioè, avevi la percezione di avere davanti uno dei più forti della storia, com'era lui anche con te? Sì, io credo che quegli anni, credo che non solo Barcellona, che sicuramente è stata un'esperienza comunque stupenda per me, anche perché poi era la prima volta che uscivo dall'Italia. Difficilmente comunque i giocatori italiani in quegli anni andavano via dall'Italia per giocare in un altro campionato, però anche la Juve prima, nei due anni precedenti, quindi dal 2004 al 2006, se voi vi ricordate, era una Juve comunque stellare, perché comunque era una Juventus con grandissimi campioni, perché comunque c'era Buffon, c'era Turan, Cannavaro, c'era Vieira, c'era Emerson, c'era Nedved, Trezeguet, Del Piero, Ibrahimovic, insomma era una grande squadra. Ho avuto poi la fortuna di arrivare comunque in un Barcellona che aveva appena vinto la Champions League, se ricordate, quella vinta 2-1 contro l'Arsenal. Sì. Quindi io avevo la possibilità comunque di giocare la Coppa del Mondo per club, la Supercoppa Europea, insomma di giocare per 6 competizioni importanti. Io avevo 29 anni, quindi mi rimanevano comunque gli ultimi anni della mia carriera per cercare di vincere qualcosa a livello internazionale importante. E lì c'era Xavi, c'era Iniesta, c'era Deco, c'era Pujol, c'era Eto'o, il secondo anno arrivò Henry, c'era Messi, c'era comunque una squadra importante, molto, molto forte. Messi lì aveva, se non ricordo male, aveva 20-21 anni all'incirca. Comunque era già 3 anni che lui era nel giro della prima squadra, giocava titolare in prima squadra. E si vedeva proprio che era un extraterrestre, era comunque di un altro pianeta, un talento puro. Lo vedi proprio negli allenamenti, nelle cose. Cioè lui rendeva le cose difficili per noi facili per lui. Ma non solo lui, gli altri due che a me mi hanno impressionato erano Xavi e Iniesta.
quindi secondo me sono stati insieme a Pirlo forse tre dei centrocampisti più forti nella storia del calcio a livello mondiale, ma per tante cose, per capacità di lettura prima che ti arriva la palla, di sapere già dove era e dov'è il tuo avversario prima che ti arriva la palla, sapevano già quello che dovevano fare prima che ti arrivava la palla, quindi erano proprio non una spanna, cinque spanne avanti a tutti gli altri. Questo era Messi e Ronaldinho stesso, che ai tempi anche lì era a Barcellona, era un fenomeno. Infatti certo. Poi è stato il passaggio Messi, cioè Ronaldinho passò poi diciamo il trono di crack, come si dice in Spagna, a Messi. Sembra tipo le figurine, capito? Cioè, incredibile. Che dream. Prima di passare alla parte finale, però, vi devo fare. Entrambi avete giocato anche contro Cristiano Ronaldo ai tempi dello United. Era già così, cioè, c'avevi già l'impressione anche lì che era un crack assoluto, o ai tempi non era così? Ma allora, io devo dirti, io l'ho affrontato col Barcellona in semifinale Champions League, che poi arrivò il Manchester United a giocarsi la finale. Ma io quando l'ho incontrato comunque in un periodo della mia carriera dove comunque stavo bene fisicamente, comunque ero nel pieno della mia maturità calcistica, e devo dire che poi quando affronti questo tipo di giocatori ti prepari mentalmente prima, almeno io mi preparavo prima per capire come dovevo affrontarlo. Devo dire che essendo stato comunque un giocatore forse più, molto più anche fisico rispetto magari a Messi, che magari non era fisico come Cristiano Ronaldo ma era molto più tecnico, forse riuscivi in qualche modo anche a contrastarlo meglio rispetto comunque a un Messi, o quando si parla di Ronaldo il fenomeno. Tutti ti dicono che era difficile assolutamente da marcare, ma questo te lo dice Maldini, te lo dice Costa Curta, te lo dice Nesta, e quindi era difficile, questo è fuori discussione, però magari riuscivi in qualche modo a contrastarlo, no? Perché magari fisicamente mettevi il braccetto, magari perché in qualche modo giocavi d'astuzia, però è stato, secondo me, insieme a Messi, hanno fatto la storia del calcio degli ultimi quanti, 15 anni? Sì, io la prima volta contro Cristiano Ronaldo fu il suo esordio in nazionale, penso avesse 16-17 anni. Prima che andasse al Manchester, era ancora allo Sporting di Lisbona, e l'anno dopo, credo che quell'anno andò al Manchester, e poi lo incontrai nella famosa partita perfetta del Milan contro il Manchester United, dove c'era lui a sinistra e Giggs a destra, quindi non erano malvagi. Vabbè. Però fortunatamente quella partita toccò pochi palloni, grazie all'aiuto del buon Gattuso che mi dava una mano a venire a raddoppiare. Però si vedeva che era un giocatore estremamente forte. Però se mi chiedete chi preferisco, dico Messi, perché credo che abbia delle caratteristiche più da talento rispetto a Cristiano Ronaldo, che è un giocatore stratosferico, ma come dice lui molto più fisico rispetto a Messi. Credo che l'unico giocatore ai livelli di Messi sia stato Ronaldo il fenomeno. Sì. Forse qualcosina in più per me. Ronaldo, eh? Sì, lui aveva veramente tutto. Cioè, se Messi ha tutto, se devi dire una cosa, una fisicità, un po' più, anche se nominavi, ma però era basso. Me lo concedo. Altezza. Ronaldo aveva veramente tutto. Aveva potenza, forza, tecnica, velocità, rapidità, testa, tutto. Cioè non aveva, tant'è che quando venne al Milan giocava al 30%, ma era più forte di tutti, giocava al 30%, non riusciva neanche a alzarsi, non poteva piegare le ginocchia, ormai erano distrutte. Il giocatore più forte contro cui avete giocato? Ronaldo, sì, non dico Ronaldo proprio. Per me sì, però... per me sì, ai livelli di Messi ovviamente, però... Certo. Sì, beh, Ronaldo sicuramente, io l'ho vissuto forse poco Ronaldo perché... Era gli anni poi dopo, beh, lui ci ha giocato insieme quando venne al Milan, no, giusto? Io contro, quando lui stava all'Inter, forse quando io stavo a Bari, ho avuto modo di incontrarlo diverse volte, però non ci siamo mai, diciamo, scontrati, certo. Gli è capitato pochissime volte.
Beh, se devo dire comunque uno su tutti, chiaramente secondo me il giocatore più forte della mia generazione è stato sicuramente Messi, questo fuori discussione. Poi comunque secondo me poi questo tipo di giocatori devono vivere i loro tempi, i loro cicli, no? di calcio. Faccio un esempio, per me c'è stato Pelé, poi c'è stato Maradona negli anni dove comunque loro sono stati più forti, poi c'è stato sicuramente Ronaldo, poi c'è stato Messi, quindi ogni giocatore ha le sue ere, no? Le sue epoche, certo. Perché comunque cambiano le epoche nel mondo del calcio, perché adesso è molto più fisico, prima c'era molta più qualità, tecnica, qualità, certo. E quindi sai, cambiano un po', difficilmente poi li riesci a paragonare, perché non si possono paragonare. Sì, ma poi sono livelli veramente impercettibili, ma anche Ronaldinho del Barcellona, certo. Cioè, anche lui era simile a Ronaldo, aveva tutto. Sì, perché... sì, infatti certo. Prima di Messi, Ronaldinho... Tecnicamente forse è più forte... Sì, c'era Ronaldo, no, ma Ronaldinho... Era, se vai a vedere i primi anni che lui ha fatto a Barcellona, sono stati spettacolari, devastanti. Mi ero visto dei video incredibili, sì, proprio, sì, sì, sì. Robe mai viste. Invece il calciatore più forte a padel con cui avete giocato? Il giocatore più forte a padel, chi è? Thomas Locatelli. Beh, Thomas Locatelli si vocifera sia il migliore, poi Thomas, se dici lui, aspetta, se dici lui dopo ci abbiamo 10 chiamate, no, perché non hai detto Stefano Fiore, uno molto bravo, Candelà. Candelà però è paragonato un po' a Tolito, capito? Ho giocato. Esatto. Ma tanto piatto, gioca sempre tanto Tolito. No, Tolito perché fisicamente è un po'. Ah, okay. È un po' così, un po' su di peso, però ha tanta qualità. Ok. No, però sicuramente. Sì, Tolito. Comunque, secondo me. Anche Luca Toni è migliorato molto, gioca bene, sì. È quello che è alto, Luca. Però gioca a destra. Luca è un caso strano, gioca a destra, altissimo. Sì. Ora siamo arrivati alla parte finale, dove facciamo due giochi. Uno è 10 domande. Io vi faccio una domanda, risposta doppia. Secca. Sì, poi breve argomentazione. Una sul padel, una sul calcio, una sul padel. Okay. Quindi partite e poi Massimo. Poi tutte io le faccio inizialmente. Esatto. Ok. Allora. No. Una testa. Sì, però risponde sempre lui per primo, no? Per primo sempre lui. Okay. Sì, okay. Però esattamente. Allora, partita a casa o partita allo stadio? Di calcio. Dipende dalla partita, però generalmente le guardo più a casa che allo stadio, quindi diciamo a casa. Io sono un po' più allenatore, quindi mi piace vedere altre cose, anche lontano dalla palla, quindi preferisco il campo. Match di padel indoor o match di padel outdoor? No, indoor, perché il padel secondo me è indoor. Bravo, sono d'accordo. Indoor tutta la vita, anche perché quando c'è il sole e il vento, poi se per le scuse, esatto. C'è il vento, c'è il sole. Esatto. Mbappé o Haaland? Questa è una bella domanda questa. Allora, per quello che ha fatto, secondo me, negli ultimi anni, per la continuità, allora io dico Haaland. Però chiaramente Mbappé, se guardiamo poi l'ultima finale del Coppa del Mondo, che ha fatto tripletta in una finale e non ha vinto la Coppa del Mondo, è difficile dirlo, però secondo me per continuità, per quello che ha fatto comunque Haaland negli ultimi anni, per i gol che ha fatto, sicuramente in questo momento dico Haaland. Haaland, come si dice? Haaland. Io mi prendo Mbappé. E la motivazione è che se voglio giocare a due punte, gioco a due punte. Se ho una punta forte, non me lo metto esterno, fa più ruoli. Quindi risposta all'allenatore, esatto. L'allenatore tecnico, perfetto. Padel, punto per 3 o punto per 4? Per 4, ok. Anche io ho detto quello, ma io non so fare nessuno dei due, neanche io. Quindi mi piace più per 4. Poi vabbè, ne abbiamo già parlato, però va fatta. CR7 o Messi? Messi. Poi padel, Coelho Tapia o Galan LeBron? Questa è una bella domanda, però diciamo a me piace molto la coppia LeBron-Galan, cioè nel senso mi piace proprio come coppia, mi piacciono loro due,
mi piacciono perché sono belli, come si dice, cazzuti, si può dire? Sì, certo, certo. Mi piace perché sono fisici, mi piace, insomma, secondo me sono loro la coppia più forte che c'è adesso in questo momento, anche se poi Tapia ecco, io giusto sono comunque una coppia da battere perché sono fortissimi. Certo. No, io dico Tapia Coelho perché LeBron gli ho chiesto di giocare con me e non ha voluto lasciare Galane, quindi sono messo sugli altri. Maradona o Pelé? No, Maradona. Non posso scegliere perché ti ripeto, io scelgo Pelé per la sua era e Maradona per la sua epoca, quindi non ti posso rispondere Maradona o Pelé, mi spiace. No, io non rispondo per un semplice motivo che conosco molto bene e posso valutare molto bene Maradona perché ho avuto anche la fortuna di vederlo, non giocandoci contro ovviamente, ma vederlo dal vivo, o comunque avere più materiale per poterlo giudicare rispetto a Pelé. Certo. Tanti sostengono che Pelé sia stato il migliore, tanti sostengono sia stato Maradona. Io ti dico, per quello che riesco a vedere e riesco a valutare, ti dico Maradona, però con il massimo rispetto per quello che non riesco a vedere di Pelé. Certo. A padel, vantaggio o golden point? No, golden point. No, io vantaggi, perché se poi sbaglio il mio compagno golden point è bello, golden point dai, adesso sei tornati con i vantaggi però il premier padel ci saranno i vantaggi, ma uno solo o all'infinito? All'infinito, all'infinito. Tennis come prima. Oppure fai tennis. Un vantaggio e poi fai golden point. Facciamo così come tutte le partite. No. Si può. Vantaggi o un gol e poi sì, okay, dai. Saudi League o MLS? No, MLS. Ah, io scelgo qualità di vita, quindi me ne vado in America. Se dovessi andare io, Ultima 40 pari, golden point. Fai rispondere al tuo compagno o rispondi te? Beh, dipende chi è il mio compagno. Nel senso, se gioco con Gianluca rispondo io. se gioco contro con Massimo rispondo io. A posto. Allora andiamo con l'ultimo giochino del pregio difetto, anche qua. Sì. Secco, un pregio difetto, tre nomi a testa. E parto con te, Massimo. Io faccio a te, Massimo. E Gabi lo fa, Gianluca. Io ti dico Marcello Lippi. Gestione del gruppo, il pregio, il difetto è che non mi vedeva molto, che non mi aveva mai fatto giocare. È un grosso difetto questo. Pregio e difetto, devi dire o pregio no, un o pregio difetto. Un difetto. Ah, devi dire un pregio e un difetto. È un difetto. Infatti ora lo chiedo a te, Marcello Lippi, un pregio e un difetto. Ma pregio sicuramente leader incontrastato, insomma è stato comunque un leader carismatico. Difetto forse era un po' permaloso, non so, il mister, un pochettino forse, ecco, forse quello, però insomma fa parte anche un po' del carattere di un leader molto probabilmente. Io in questo qua farei il contrario, ti dico a Massimo, dico Fabio Cannavaro. Pregio e difetto? Sì. Vabbè, il pregio, ma parliamo di cose tecniche o... Quello vuoi. Pregio e difetto, sì. Tecnico, ma non lo so. Il pregio è la serenità che trasmetteva ai compagni di reparto. Può essere un bel pregio, perché avere un compagno che ti trasmette anche serenità è un bel pregio, secondo me. Il difetto è cioè i piedi di legno, cioè, proprio brutti, proprio. Tecnicamente veramente scarso. Vabbè, no, ai tempi di oggi non giocava Cannavaro, tutti che vogliono giocare con la palla da 10. No, scherzo. No, però poteva essere migliore tecnicamente, dai. No, però scarso no. No, fa senso. Dopo ti chiamo. Piedino un po', ruvido, dai. Io l'avevo pensata per Massimo, però ha invertito quindi la faccia a te. Pregio e difetto, Zlatan Ibrahimovic. Perché ne ha parlato prima alla Juve, quindi ho detto... Di Zlatan? Allora, Zlatan sicuramente pregio vincente, nel senso che voleva sempre il massimo sia dai propri compagni che da se stesso, quindi questo chiaramente è un pregio di un
di un vincente che vuole vincere sempre, vuole sempre il massimo. Difetto, non lo so, difetto, non ti saprei trovare la parola giusta di Zlatan. Non lo so, forse era, può essere anche un difetto, ma era anche un pregio, forse esigente, troppo esigente, ecco. Ossessionato. No, ossessionato, era comunque molto esigente, quindi da un punto di vista, secondo me, soprattutto magari rivolto ad alcuni suoi compagni, può essere un difetto. Come era Massimo con i suoi compagni di padel, che li battetti. Invece il terzo, Gianluca Zambrotta. Oddio. Pregio e difetto? Vabbè, il pregio è... da calciatore è la duttilità, destra, sinistra, se serviva più avanti giocava più avanti, quindi questo era un grande pregio e un valore aggiunto per qualsiasi allenatore, perché quando hai un giocatore che ti copre più ruoli, centrocampo, è tanta roba. E difetto, boh, ce n'era tanti, però difetto, difetto... fa male la baddeca, non lo so. Il cross poteva migliorare, poteva essere migliore sui cross. Non migliorato, sui però. Sei migliorato, ma insomma c'era chi crossava meglio di te. Io. Ed ora l'ultima, pregio in difetto, Massimo Oddo. Allora, pregio, Massimo, un pazzo imprevedibile. Questo diciamo nella sua carriera in generale, per quello che l'ho conosciuto io, ma positivo, quindi divertente. Quindi questo sicuramente è stata forse anche il suo, una parte forte di lui, quindi il fatto di essere imprevedibile, di essere un pazzo positivo, questo è bello anche averlo nella propria squadra, insomma una persona con un carattere così. Difetto, anche lì ce ne sono tanti, Massimo, però... No, ce ne sono tantissimi. Non lo so. Difendevo peggio di te. No, quello no. A livello calcistico, forse ogni tanto si perdeva via in campo, vero Massi? Nel senso, ogni tanto forse c'aveva questi, almeno a detta di Sandro Nesta, di Rino, che comunque chiaramente sono stati più tempo con lui, che ogni tanto magari aveva questi piccoli blackout, che ogni tanto uno si chiedeva il perché. Sì, magari concentrazione. Esatto. No, ma più che nella partita in se stessa, nei momenti. Cioè, esatto. Cioè, che ne so, a volte mi capitava che facevo una partita da pazzesca, eccezionale, poi la partita dopo magari sembrava un altro, cioè poteva, non sempre, però poteva capitare. Ma anche durante la partita magari capitava che vivi magari quei momenti di piccoli blackout, ma nel senso ci può stare. Quindi forse ecco il difetto che posso trovargli a Massimo è questo. Ok, grazie. Perfetto. Grazie a voi. Momento prima di lasciarvi andare. Posso fare solo una domanda a Massimo con curiosità che mi sono sempre chiesto fin da piccolo. Ma perché hai tagliato tu i capelli a Camoranesi? Quella è una storia lunga. Prima con Mister. Sì, no, quella domanda. No, è che allora eravamo in questo ritiro. Ovatta, non c'era nessuno e non c'era neanche il parrucchiere, okay. Non è che potevamo andare a Duisburg a tagliare i capelli, quindi io ero solito aggiustarmi i capelli da solo con le mie forbicine, le mie forme di aggiustarmi in tagliare così. E praticamente un giorno io avevo la porta aperta, entrò Gattuso, che non so se vi ricordate, lui aveva i capelli lunghi all'inizio del mondiale. Sì. Entrò, mi vide, cosa stai facendo? Io, ma giusto, perché c'ho... Perché fammeli pure a me. Si è seduto e gli ho fatti i capelli, ma corti. Corti. Sì, poi come se li hai tenuti praticamente. Poi è sceso, l'hanno visto tutti, da lì, Gilardino, tutti i Gilardino, con i capelli lunghi, corti. Per rotto, con i capelli lunghi, corti. Cioè, un proprio taglio vero, non aggiustatino. Cioè. Sono venuti da te, e quindi tutti. Quindi da lì sono venuti, prende quasi tutti. Uno dei pochi... Lui ce l'aveva corti, non è vero, però uno dei pochi che ogni tanto faceva una battuta era Camoranesi, capello lungo, certo. Zii, cioè,
non bellissimo, quindi dicevano: che cavolo, vieni qua che ti tagli i capelli. Prendevano in giro: no, vai davanti, ti tagli i capelli. No, no, no. Un giorno io gli dissi davanti a tutti: vabbè, se vinciamo il mondiale, ti tagli i capelli. Davanti a tutti, fa va bene, mi diede la mano. Il mondiale è tagliato. Sì, il tagliato. Emblematico. Più che tagliato, no, più che tagliato, niente. Fatto così. Codino. Posso ricordo. È incredibile, non lo so queste cose. Grazie. No, e prima di andare via, per forza, ci deve lasciare una firma sulla Golden Ball, così avremo due campioni del mondo. Che onore, mamma mia. Bellissimo. Quindi quando giochiamo? Giochiamo torno pianta stabile in Italia. Organizziamo una partita. E volentieri organizziamo. Però bisogna trovare un numero di soldi. Vediamo da te. Lo porti tu. Ci facciamo tu porti uno, uno. Uno e uno. No, mica io te contro... No, ma sì. Esatto. Volentieri, volentieri. Ci crediamo noi stessi, però. Guarda, volentieri, volentieri. Tu giochi col tuo compagno, uno con te e uno col tuo compagno. Volentierissimo, e volentierissimo. Ci mettiamo sulla cena. Va bene. Addirittura? Sì. Non taglio di capelli. Oh, ragazzi, davvero grazie mille per essere stati qua con noi. È stato un onore. Grazie a voi. Cioè, sono cresciuto con le vostre imprese, quindi davvero una grande soddisfazione avervi qua. Ringraziamo Andre, che senza di lui il podcast sarebbe molto più complicato da portare avanti. Gio Pagani per la location, tutti voi che ci seguite, ragazzi, continuate a farlo, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, e poi Marco. Beh, voglio ancora ringraziare Gianluca e Massimo per che voi, come ha detto Gabri, cioè, mi avete fatto crescere con quel ricordo, e lo porto ancora e lo porterò per sempre, e cerco sempre di portarlo anch'io con la, non è paragonabile ovviamente una nazionale di calcio ancora o quella di padel, però nel mio piccolo è veramente sempre un'emozione vivere quella maglia, e voi me l'avete fatta, cioè, amare da tifoso, e siete stati veramente i primi in qualunque sport, comunque il calcio è sempre stato il mio primo sport. Ero veramente, quindi vi ringrazio, per me è veramente un'emozione e un onore incredibile avervi avuto qua, quindi grazie davvero, ed è, quindi ci vedremo sui campi da padel anche con loro, e concludiamo che al prossimo Golden Point fate rispondere il vostro compagno. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, viva il padel sempre. Grazie.